Adesso l'amica Silvia Pagni ci propone un'intervista assolutamente interessante. Sì Federico, perché oggi la nostra Silvia Pagni, che durante tutto l'anno con la sua rubrica biglietto da visita ci ha presentato tanti artisti e ce li ha presentati anche nel loro privato, non solo dal punto di vista appunto della loro carriera artistica e professionale, oggi ci porta a Boston perché ci presenta Sergio Bellotti, docente della Berkeley. Buon pomeriggio a tutti e bentornati nella nostra rubrica settimanale Biglietto da visita. Oggi l'ospite è in collegamento, pensate, da Boston, da una delle scuole più importanti a livello internazionale, la Berklee College of Music. E siccome sarà una puntatona molto interessante, vado subito con la domanda di rito. Gentile ospite, mi sente? Sento benissimo. Ci sveli il suo biglietto da visita. Batterista, compositore, docente di batteria al Berklee College of Music. Mi chiamo Sergio Bellotti, nato a Bari, ma vivo a Boston da 30 anni. Che meraviglia! Ben arrivato, Sergio, nella nostra rubrica. Come sta? Sto bene, grazie. Spero che tu stia bene. Un piacere essere lì con voi, anche in maniera virtuale, ma qualsiasi cosa che mi porti in Italia mi riempie sempre il cuore di gioia. Anche una... Che meraviglia per noi, è un vero onore averla nella nostra rubrica, perché la Berklee School, in particolar modo lei, che ne fa parte, è un sogno di tanti musicisti, è un sogno veramente tante volte anche irraggiungibile. E lei è un docente, quindi la spremeremo con tante domande particolari. Vado subitissimo alla prima domanda. Lei è di origine, come ha detto prima, italiana. Come è arrivato ad essere un insegnante in questa struttura così importante? Bene, prima di diventare un docente sono stato uno studente della Berklee. Nel 95 mi sono trasferito dall'Italia a Boston. In realtà ho fatto un periodo prima sulle navi da crociera, dove ho migliorato un po' la lingua e ho imparato un po' anche il linguaggio un po' più internazionale della musica che si respirava e si suonava anche all'estero. Poi sono riuscito appunto nel 95 a trasferirmi a Boston per frequentare il college, dove ho studiato per 3 anni. Dopo quel percorso dei 3 anni sono diventato prima un docente dei corsi estivi, delle sessioni che fanno d'estate un po' più brevi. Dopo 3 anni di quei corsi estivi mi hanno offerto il posto, la cattedra, come insegnante durante tutto l'anno accademico. È un qualcosa di veramente magico, ma la differenza, ecco, questa non è una domanda scritta, però è una mia curiosità, la differenza tra la scuola della Berklee e la scuola italiana dei nostri conservatori, c'è differenza? Beh, sicuramente ce ne sono. Innanzitutto la Berklee nasce come scuola di musica contemporanea, è un college dove c'è molto meno classico rispetto a quanto ce ne sia nei nostri conservatori, quindi già di per sé nasce come scuola di musica moderna e poi è veramente un tempo pieno, cioè un full time, full immersion. Non ci sono dei corsi sporadici, settimanali, con la frequenza, diciamo, magari in maniera un po' più ridotta che potrebbe esserci ai conservatori. Alla Berklee il percorso di laurea sono 4 anni di filato, 3 sessioni, che loro chiamano semestri, però in realtà sono dei quadrimestri, dove più o meno ci sono 15 ore di classi settimanali, più la pratica, eccetera. Si vive a 360 gradi e 24 ore al giorno in musica, ecco. Ecco, questa è una cosa importante, perché chi vuole fare musicista deve vivere di musica, deve respirare ogni momento della sua giornata di musica. Lì volevo dire, cioè la Berklee ha avuto alunni celebri come Quincy Jones, John Mayer e tantissimi altri, e nella vostra storia ha oggi ben 141 allievi sono diventati famosi e hanno ricevuto in totale 332 Grammy Award. Ma che cosa c'ha la Berklee di così magico da poter
portare avanti dei personaggi di questo calibro mondiale. Qualcosa c'è, qualcosa ha la Berkeley. Sono gli alunni, sono, non so, gli insegnanti, sono i percorsi, sono la facilità poi di poter stare nel mondo dello spettacolo. Noi dobbiamo capire che cosa ha di magico la Berkeley College of Music. Ma io direi che sicuramente è una combinazione di tutti questi fattori. Innanzitutto la scuola esiste dal 1945, quindi col passare degli anni i programmi si sono affinati. Chi ha contribuito a questi programmi? Tutti i grandi docenti che sono passati tra le mura della Berkeley e che ancora insegnano lì. Quindi sicuramente il corpo docente fa una grossa differenza. E poi il fatto che è una reazione a catena, perché arrivando tutti questi studenti da ogni parte del mondo, molti talentuosi che vengono con borse di studio, perché la scuola ha dei costi molto elevati, ma chi riesce per esempio ad arrivare con borse di studio di solito ha già degli ottimi talenti di base. Arrivando in un posto, in una città come Boston, tra quelle mura, tutto questo talento del corpo studenti collaborazione, perché in realtà è una collaborazione con gli insegnanti, questa sinergia di cose secondo me crea il fenomeno che appunto ha portato la Berkeley a diventare una delle scuole più prestigiose al mondo. Io credo anche, non so, forse mi sbaglierò, che c'è anche più spazio per i musicisti, cioè il musicista lì a Boston oppure negli Stati Uniti, fuori dell'Italia, diciamo, è un pochettino più tutelato, cioè il musicista viene rispettato da musicista e quindi ci sono le strade molto più aperte, giusto? Credo che sia giusto questo. Assolutamente sì, ci sono molte più possibilità di far musica dal vivo, di registrare, culturalmente proprio, dire faccio il musicista negli Stati Uniti, io posso dirlo, posso fare il paragone perché ho fatto il musicista anche in Italia, torno spesso, ho vissuto le realtà italiane. Dire qui negli Stati Uniti faccio il musicista in America ha tutt'altra valenza anche nella reazione stessa delle persone che magari dicono ah, ma che bello, fantastico, che strumento suoni, anche io suonavo da ragazzo. Ecco, questa è una cosa importante. Nei programmi scolastici americani, sin da ragazzini, chiunque deve suonare uno strumento. E quindi quello già dalle prime armi, insomma, dalla tenera età, insegna questo aspetto culturale della musica un po' a tutti, non solo a chi poi lo fa di mestiere e continua nel percorso. Per cui la musica fa proprio parte della società qui, secondo me, in maniera molto più forte, radicata. La parola credo più giusta è che la musica viene rispettata, perché qui quando dicono fai musicista allora ti diverti, e no, la musica è veramente un lavoro, è una passione che va curata fin dall'infanzia, e sono veramente d'accordo su questo fatto. Un consiglio ai giovani ragazzi che vogliono intraprendere questo mondo e vorrebbero avvicinarsi, come fanno ad arrivare alla Berkeley? Che strada possono fare per arrivare lì, per poter studiare lì, perché non è facile? Sì, allora, qui negli Stati Uniti c'è un bellissimo detto, si dice act locally and think globally, cioè fare delle azioni a livello locale, mettersi in moto a livello locale, pensando però più con una strategia globale. La cosa più importante è studiare, entrare in contatto il più possibile con dei didatti che abbiano delle ottime referenze, quindi un curriculum di successo non solo come performers ma soprattutto come insegnanti, cioè chi ha studiato, da quanto tempo insegnano, eccetera eccetera. Quindi affacciarsi in delle istituzioni o degli insegnanti privati che abbiano un certo curriculum. E poi oggi, grazie all'internet, è possibile visionare tanti video, ascoltare interviste di insegnanti della scuola e magari seguirli sui social, cercare di essere il più in contatto impossibile con questa realtà internazionale che oggi, grazie alla rete, magari lo è un po' meno. Quindi è possibile anche comprare
per dire, no? I libri di testo, certo. La didattica della Berkeley è in vendita non solo a chi fa il percorso di studi, ma anche a chi vuole semplicemente capire un po' come sono i curriculum e magari iniziare anche a fare un percorso del genere. Senza contare che siccome la scuola è aperta dal 1945, in Italia ci sono tantissimi laureati Berkeley che insegnano, quindi io consiglierei sicuramente di mettersi in contatto con loro nello strumento specifico, oppure in rete con coloro che insegnano la Berkeley, ma grazie alla tecnologia possono anche insegnare e divulgare a livello internazionale. Questa cosa. Ok, a noi abbiamo parlato di questo istituto così importante, però adesso vorrei parlare di lei, maestro. E chi è lei? Cosa sta facendo? I suoi progetti passati e anche progetti futuri. Dobbiamo conoscere meglio lei, la sua persona e la sua grande professione. Sì. Allora, io di progetti ne ho sempre tanti perché mi piace stare sempre indaffarato e non dico mai di no a nuove avventure, nuovi progetti musicali, sin dall'inizio. E quindi riesco sempre a tenermi super indaffarato all'interno della musica. Ho anche un negozio di strumenti musicali, quindi è un po' una carriera a 360 gradi, anche quando non suono o insegno, comunque ho sempre a che fare con musicisti. Wow. Tornando alla musica, i progetti attuali, iniziamo da quelli attuali, poi magari facciamo un salto nel passato. Sto collaborando da un paio di anni con il grande maestro Vince Tempera. Quindi, che conosciamo e amiamo tutti. Sì, e quindi quella è un po' una finestra sull'Italia, perché nonostante abbiamo fatto delle date anche qui negli Stati Uniti, la maggior parte del nostro percorso di performance e in Italia, infatti saremo al Blue Note sede estiva il 19 di giugno e abbiamo altre date in programma durante quella seconda metà di giugno. Quindi un progetto molto interessante in trio, musiche da film, colonne sonore che vengono ovviamente rivisitate per il nostro formato trio, c'è la narrazione del maestro Tempera e poi gli interventi musicali in cui facciamo appunto le nostre versioni di brani storici che hanno vinto la statuetta, perché non tutti sanno che l'Italia è il secondo paese al mondo per le statuette, gli Oscar, no? per le colonne sonore, che è una cosa molto importante. Collaboro anche con un altro musicista italiano molto molto in gamba, si chiama Loris Lombardo, suona l'handpan, è un grandissimo solista, è stato anche nella band di Anna Oxa per diversi anni e abbiamo un duo che si chiama Panodrama, quindi Pan, Land Pan, che è quello certo. Strumento un po' disco volante con tutte le note già accordate nella scala D, a seconda di che scala. È uno strumento molto esoterico, da un suono accattivante, lui ne suona 5, io suono la batteria, abbiamo questo video, questo duo dinamico con cui abbiamo già fatto concerti in Svizzera, in Italia e negli Stati Uniti. Qui a Boston ho diverse band, diverse situazioni, tra cui ne vorrei citare una in particolare, Spagesi, Spaghetti e Jazz, perché è un progetto che poi è nato all'interno delle mura della Berklee College of Music, insieme al collega, un collega salernitano, Tino D'Agostino. Abbiamo fatto due album con il grandissimo Mike Stern alla chitarra, che è stato anche lui un ex Berklee, uno di quegli illustri di cui parlavi prima. E con questo gruppo continuiamo ancora attività qui locali, ma anche in giro per il mondo. Insomma, queste sono le mie produzioni musicali e di recente ho fatto colonne sonore per ben due cortometraggi, di cui il primo ha vinto miglior colonna sonora e miglior film al Festival Rai, il Festival dei Tulipani di Seta Nera. Ho avuto questa fortuna del produttore che mi ha chiesto di fare una colonna sonora solo con la batteria, è piaciuta tantissimo e ha vinto il premio migliore colonna sonora l'anno scorso. Quest'anno il secondo cortometraggio che ho fatto, il cortometraggio è stato premiato come miglior film, sempre allo stesso festival, premio Sorriso dei Tulipani di Seta Nera. Perfetto, io significa che il mio prossimo disco verrò proprio da voi a produrlo lì negli Stati Uniti. Posso?
Assolutamente, saresti la benvenuta. Sicuramente gli Stati Uniti sono un paese sempre aperto a nuove proposte, soprattutto alla tua musica che io ho ascoltato, che ha verrò al 100%, assolutamente. Adesso, ma come è iniziato? Questa è una domanda che dovevo fare all'inizio. Come è iniziata la sua storia col mondo dello spettacolo e con la batteria? Quando è nata la passione per la musica? La passione per la musica è iniziata in età giovane, giovanissima, perché mio padre ha sempre ascoltato tantissima musica di qualità, per mia fortuna, quindi, e poi mio fratello più grande, anche lui grande appassionato di musica, però nessuno suonava uno strumento, ma nonostante ciò io sono cresciuto ascoltando tantissimo, in auto, a casa, c'erano sempre impianti stereo buoni, ovunque. Poi verso i 14-15 anni un cugino mi ha portato giù in cantina, mi ha fatto vedere la sua batteria, suonava, aveva un gruppo rock, e lì è nato proprio l'amore, non solo per la musica, ma con lo strumento. E a quei tempi ascoltavo già i Police, il mio grande amore, Stewart Copeland, ho visto un suo concerto quando avevo appunto 15 anni, e lì ho deciso che quello avrei fatto per il resto della mia vita, insomma. Dal momento in cui l'ho vista la batteria, mi sono seduto un po' dietro, strimpellato, ho capito e ho deciso che avrei voluto fare soltanto quello nella mia vita. No, prego. No, e poi mio padre a quel punto mi ha detto: se vuoi suonare la batteria va bene, però ti devi informare di chi è il miglior insegnante nella nostra città, a Bari, nella mia città natale. E così è stato. Mi sono informato e ho fatto un percorso di studi con Michele Di Monte. Dopo un po' di anni di studi a Bari ho deciso di fare il passo. Siccome a Bari suonare ce n'era poco, mi sono trasferito a Torino. Sono riuscito a farmi ingaggiare da un'orchestra che suonava nei nightclub, nelle sale da ballo. E poi subito dopo navi da crociera. Mi sono fatto un paio d'anni di navi da crociera, che è stato poi veramente il trampolino per fare il salto. E innanzitutto a livello economico sono riuscito a risparmiare i soldini che mi servivano per andare negli Stati Uniti, ma anche migliorare la lingua e imparare proprio il repertorio un po' più internazionale, che mi ha permesso a Boston non solo di studiare musica, ma di inserirmi nel mondo lavorativo, perché ero un po' più grandicello, avevo 26 anni quando sono venuto negli Stati Uniti, però avevo già più esperienza e quindi mi sono inserito subito nel mondo lavorativo. Bene, adesso andiamo un po' sulle domande un po' scomode, vogliamo un po' conoscerlo anche nella vita privata. La cosa più folle che lei ha fatto nella sua vita? Ah, questa è una domanda che mi spiazza un po', anche perché essendo in televisione mi devo moderare a quello che si può dire e non si può dire in televisione. Noi siamo curiosi, vogliamo sapere realmente la cosa più folle che lei ha fatto nella sua vita. La cosa più folle, adesso che ci penso, è semplicemente una, è quella di fare la valigia e di venire negli Stati Uniti a 26 anni. Avevo veramente pochi soldi, avevo i soldi per completare un semestre di college, non di più. E ho avuto questa follia di non pensarci, di non aver quella paura che molte volte abbiamo, che ho ancora nel fare i passi forse più lunghi della gamba, chissà, ma a volte bisogna buttarsi, no? Parlavo la lingua poco, pensavo di parlare la lingua, ma in realtà quando sono arrivato qui capivo poco e niente. Avevo pochi soldi, ma avevo una valigia piena di sogni, tanti sogni. Lì se non avessi avuto quell'istinto e quella follia probabilmente non l'avrei fatto. Ho dovuto accantonare la ragione, mi sono dovuto lasciare andare e dire vado, quel che succede, succede. Sono passati 30 anni e sono ancora qua. Che meraviglia, che meraviglia. Ha qualche rimpianto?
Preferisco non pensare ai rimpianti perché i percorsi sono un po' diversi. Mi focalizzo di più sull'energia positiva, sulle cose belle che ho fatto. Certo, se fossi cresciuto in una famiglia di insegnanti di musica, dove magari a 2-3 anni mi facevano già imparare a suonare il pianoforte o a riconoscere le note ad orecchio, sviluppare l'orecchio assoluto, magari adesso sarei un musicista ancora più completo, ma non mi lamento, quello che è importante è essere felici, è il percorso, quello che si fa una volta capita la strada, si va dritto per quella strada, poi c'è magari chi è partito prima, chi parte dopo, incidenti di percorso, l'importante è stare a velocità costante e andare avanti. Bravo, perfetto, ci ha dato veramente una lezione molto importante oggi. Purtroppo, maestro, come 20 minuti volano sempre, è di obbligo un pensiero che lei deve dedicare a me, perché poi me lo porterò nel cuore. Ecco, il pensiero che ti dedico è quello di continuare a fare la bellissima musica che fai, che ho sentito, che conosco, grazie, di portarla negli Stati Uniti. Quello è il mio grande pensiero e augurio, sperando di farla anche assieme, qui in questa terra. Portare un po' d'Italia, che ce n'è ancora tanto bisogno, in questa terra che è così aperta alle altre culture, e saresti non solo la benvenuta, ma secondo me avrai tantissimo meritato successo quando farai quella follia di venire qui, ma so che ci sei già stata negli Stati Uniti. Ci tornerò perché dobbiamo collaborare insieme, come già ci siamo promessi da un po' di tempo, poi per tante situazioni è andata un po', il tempo vola, però questa volta mi ci metto di punta, maestro. Ci vedremo presto, perché lei verrà qui per dei concerti con il maestro Vince Tempera. So che passerete presso i nostri studi SLM, però io verrò a registrare il mio prossimo disco proprio da voi. Benissimo, mi fa solo piacere, allora non vedo l'ora. Io la ringrazio tantissimo e purtroppo abbiamo terminato il nostro angolo. Io la saluto, spero che sia stato bene con noi. Sono stato benissimo e non vedo l'ora di vedervi anche di persona e di abbracciarvi. Anch'io, grazie con tutto il mio cuore. Ringrazio anche il nostro pubblico del biglietto da visita. Vi aspetto la prossima settimana con un altro grande ospite. Ciao da me, Silvia Pagni.